sei un agricoltore e stai pensando di fare degli investimenti per lavorare meglio, allora apri bene le orecchie, perché ho degli argomenti che fanno proprio al caso tuo. C'è un credito d'imposta del 40% che sta aspettando proprio te. Scopriamolo! Sigla! Ciao dal tuo consulente di finanza agevolata Salvatore Papa, il cui obiettivo è segnalare sempre il bando giusto per la giusta causa. Prima di continuare però ti consiglio di mettere like a questa pagina se sei su Facebook, oppure fare clic sulla campanella per restare aggiornato su tutti i nuovi bandi e agevolazioni, prima di tutti se mi stai guardando dal mio canale YouTube. Oggi in particolare parliamo del settore agricolo, sul quale stanno spuntando sempre più spesso opportunità di finanziamento molto vantaggiose. Ed ecco quelle che ti segnalo oggi. Con la legge di stabilità del 2020 è stato previsto il credito d'imposta per gli investimenti che hanno a che fare con le macchine agricole. Se hai degli acquisti in mente, ascolta bene e non perdere questa occasione d'oro. Mi spiego meglio. Si tratta di un contributo che tende a finanziare l'acquisto di beni strumentali nuovi ordinari e in tecnologia 4.0. Il 40% degli investimenti fino a 2,5 milioni di euro per l'acquisto delle macchine agricole 4.0, il 6% dell'investimento e fino a un massimo di 2 milioni di euro per tutte le altre macchine agricole. Il contributo, come già spiegato, vale come credito per compensare le imposte tributarie e interessa tutte le imprese agricole in Italia, indipendentemente da forma giuridica, dal settore e dalle dimensioni, nonché dal regime fiscale a cui appartengono. Sono incluse anche molte ditte che utilizzano il regime forfettario e il beneficiario è indipendente dalla capacità di produrre reddito. So quello che stai pensando, a te farebbero più comodi i soldi. Certo, ma non sottovalutare che siamo in un paese dove il profitto d'impresa è assoggettato a un regime di tassazione molto rilevante, per cui un credito d'imposta può essere considerato, da un'azienda sana, una vera manna dal cielo. Esatto, minori tasse da pagare è uguale a maggior profitto che ti rimane in tasca a fine anno. Semplice, no? Rientrano nel credito tutte le macchine agricole nuove, indipendentemente dal loro livello tecnologico. Questo genere di acquisti gode del contributo del 6%, con due vincoli fondamentali dell'automazione e della interconnessione. Possono godere del contributo del 40% solo le macchine agricole 4.0. Per quanto riguarda i trattori e le mietitrebbie, le dotazioni necessarie per rientrare tra i beni 4.0 sono le seguenti: telematica con funzioni di trasferimento dati, sistema di guida automatica, idraulica o con motorino elettrico al volante. A tal proposito vi segnalo che c'è qualche ditta nel settore che ha disponibili dei pacchetti denominati credito d'imposta 4.0, disponibili o integrati alle proprie macchine o come kit ricambi. Tutto chiaro? Ti interessa ancora? Andiamo allora a capire come funziona il credito d'imposta. Per i beni 4.0, l'azienda deve produrre un'autocertificazione per investimenti sotto i 300.000 euro. Oppure disporre di una perizia tecnica giurata in caso di importi superiori, certificando che il bene ha caratteristiche tali da includerlo tra i beni 4.0. Si potrà usufruire del credito in 5 anni in quote di pari importo. Facciamo un esempio. Se nel 2020 acquisti e metti all'opera un trattore 4.0, diciamo da 100.000 euro, è possibile recuperare un totale di 40.000 euro in quote da 8.000 euro all'anno a partire dal 2021. Se poi entro il 31/12 del secondo anno successivo a quello in cui cioè hai effettuato l'investimento, i beni agevolati sono venduti a terzi, il credito d'imposta viene ridotto. Signori, mi raccomando, solo un'accortezza, non rimane molto tempo. Il credito d'imposta si può utilizzare fino al 30 giugno 2021, ma a condizione che l'acquisto della macchina sia effettuato entro il 31/12/2020 e che sia avvenuto il pagamento di un acconto almeno pari al 20% del costo del totale investimento. Bisogna quindi affrettarsi e provvedere all'acquisto entro fine di questo anno, altrimenti ragazzi sarà troppo tardi. Se poi invece vuoi dare un'occhiata ad altre opportunità di finanziamento, ti consiglio di visitare il mio blog, che è www.salvatorepapa.com, dove puoi valutare altre misure di finanziamento agevolato, prestiti a fondo perduto sia a livello nazionale che regionale.
Sono sicuro che troverai qualcosa che farà sicuramente al caso tuo. Ma visitami spesso, perché il blog è in continuo aggiornamento e ci sono ogni giorno novità da scoprire. Se poi ti reputi un dritto, allora attiva le notifiche sul sito, iscriviti alla newsletter oppure al mio canale YouTube e riceverai in automatico un avviso ogni nuova pubblicazione. Mi trovi comunque anche su Facebook, Instagram e TikTok. Un saluto e a presto!